la scrittrice Simona Vinci torniamo all'incanto delle fiabe dei Grimm e poi a Roma con i colori sgargianti di una mostra sulle farfalle. L'incanto, la meraviglia e la paura, e lo stupore dell'incanto, della meraviglia e della paura. Quando uno scrittore rilegge le fiabe dei fratelli Grimm, non ritrova solo quelle emozioni, ma rilegge se stesso dentro quelle emozioni, dentro quelle storie senza tempo. Così ha fatto Simona Vinci in questa splendida e originalissima sua rilettura. Le fiabe sono la prima forma di narrazione che un bambino incontra nella sua vita, quindi la incontra raccontata dalla voce degli adulti e poi a un certo punto, quando riesce a leggere, entra dentro questo mondo misterioso e magico da solo. E io non sono mai uscita da quel mondo misterioso e magico, me lo sono portato dietro per tutta la vita. Anche adesso che ho un bambino, tra l'altro, porto anche lui in questo mondo. E tu riesci anche a coniugare la memoria della lettrice alla memoria della persona che in quegli anni scopriva anche il mondo insieme alla scoperta delle fiabe. Sì, io credo che quelle fiabe mi abbiano dato una sorta di griglia interpretativa per quello che accadeva attorno a me. Da un certo punto di vista questo può essere pericoloso, perché naturalmente la realtà non è una fiaba e viceversa. Però viceversa, invece, le fiabe possono aiutare a comprendere i meccanismi misteriosi che regolano i rapporti tra gli esseri umani, ad esempio. Grazie al potere evocativo delle storie, Simona Vinci infonde anche nel racconto del proprio quotidiano un senso di mistero e di magia, che affonda certo nella percezione incantata delle fiabe dell'infanzia, ma rimane intatto nella vita adulta. Questa dimensione in cui la realtà prosaica e quotidiana non è tutto quello che il mondo offre, tutto quello che il mondo ci dà, è qualcosa che nelle fiabe, e questo in tutte le fiabe di tutto il mondo, non soltanto in quelle dei Grimm, proprio per come funzionano, per come sono costruite le fiabe, c'è, e quindi può servire secondo me anche agli adulti tanto. Il 22 marzo del 1832 muore a Weimar Johann Wolfgang Goethe, una delle più grandi menti della storia umana. Poeta, narratore, uomo di Stato, scienziato, ci ha lasciato romanzi memorabili come Le affinità elettive, I dolori del giovane Werther e il capolavoro teatrale, icona delle inquietudini dell'uomo moderno, il Faust. A Roma c'è una casa delle farfalle, una serra tropicale nel cuore della città in cui si possono incontrare le farfalle più spettacolari e variopinte esistenti in natura, osservandole in ambienti che riproducono il loro habitat naturale. Parliamo di una mostra allestita in via Appia Pignatelli fino al 9 giugno e la Casa delle Farfalle ha allestito anche il primo orto delle farfalle, un giardino con le piante più gradite ai lepidotteri. Il percorso, guidato da biologi ed entomologi, permetterà ai visitatori di guardare e in alcuni casi di toccare gli esemplari.